Buonasera e benvenuti al TG. Si è celebrata con una seduta solenne dell'Assemblea della Regione Istriana la giornata della Regione per ricordare il Parlamento dei rappresentanti popolari istriani e il Comitato Provinciale di Liberazione Popolare per l'Istria che il 25 e il 26 settembre del 1943 a Pisino confermarono le decisioni sull'unificazione dell'Istria con la madrepatria Croazia. Krasna zemljo, Istra mila, Dome rada Hrvatskom, Kun se ori pjesa bila, Sučke tjado mora to. Glas se čuje, Il 25 settembre, un giorno importante nella storia dell'Istria, è un'opportunità per guardare indietro ai giorni gloriosi del nostro passato, ma anche per parlare del presente e riflettere sul futuro, ha commentato il presidente della regione Boris Miletić. Istarski se čovjek kroz povijest nikad nije mirio s nepravdom. Nel corso della storia, l'uomo istriano non ha mai sopportato l'ingiustizia e ha saputo lottare per i propri diritti. Non ha rinunciato alla sua identità, lingua e cultura e ha affrontato il nemico a testa alta. Per questo è ancora importante saper preservare e promuovere le nostre peculiarità. Per questo siamo particolarmente fieri che l'antifascismo ha fatto e fa parte della nostra identità. E che in Istria non conosciamo e non accettiamo alternative. Istria è per otvorenosti e suo velikom srcu nadaleko poznata. L'Istria è ampiamente conosciuta per la sua apertura e il suo grande cuore e tutte le persone di buona volontà sono sempre benvenute nella nostra regione, ma i nostri usi e costumi locali devono essere rispettati, ha affermato il presidente della regione. Nel suo intervento, Miletić ha colto l'occasione per parlare anche dell'abusivismo edilizio. Jer ovo što se događa diljem Istre je neviđena uzurpacija naše djedovine. L'edilizia abusiva che sta avvenendo in tutta l'Istria è un'usurpazione senza precedenti del nostro patrimonio e rappresenta un attacco a tutto ciò che il popolo istriano ha creato per anni con il duro lavoro e l'impegno. In Istria abbiamo interi insediamenti di edifici costruiti illegalmente e il fatto che in alcune zone ci siano più edifici costruiti illegalmente che legalmente suona come una storia dell'orrore. L'unica cosa che la regione può fare è denunciare tali casi all'ispettorato, ma purtroppo non ci sono ispettori sul campo. Invito pertanto il governo croato a delegare le competenze relative all'ispezione edilizia alle unità d'autogoverno regionale o locale, perché noi sicuramente affronteremo con decisione questo problema. La presidente dell'Assemblea, Sandra Čačić-Kuhar, ha sottolineato che l'antifascismo, la pace, la sicurezza, la convivenza, l'apertura e la diversità sono le caratteristiche che contraddistinguono la nostra regione. Il proclama Popolo dell'Istria del Comitato Nazionale di Liberazione dell'Istria, pubblicato il 13 settembre 1943, e l'insurrezione generale che ne seguì, diressero irrevocabilmente il corso della storia in queste zone. Così oggi, dopo quasi 80 anni dall'acquisizione della libertà, dopo quasi 30 anni dalla difesa di quella libertà nella guerra patria, dopo l'adesione all'Unione Europea, viviamo in un tempo in cui la celebrazione di tali anniversari serve come ricordo di eventi onorevoli e di persone che con le loro azioni, a costo della propria vita, hanno costruito le basi della società libera e democratica in cui viviamo oggi, hanno affermato i vertici regionali. Oltre a Miletić e a Čačić-Kuhar si sono rivolti ai presenti anche la consigliera del Presidente della Repubblica Melita Mulić, il delegato Ivan Bubić, il deputato Anton Kliman, il Presidente della Regione Litorano-Montana Zlatko Komadina e il Presidente dell'Unione delle Associazioni Antifasciste della Regione Istriana Branko Oplanić. La cerimonia è stata preceduta dalla tradizionale deposizione delle corone di fiori sul monumento centrale nel Parco della Rivolta Nazionale. A Vines, vicino ad Albona, si è tenuto un incontro dei rappresentanti della città di Albona, della comunità sportiva di Albona e della federazione calcistica croata HNS. Proprio a Vines è iniziata la costruzione di un nuovo campo sportivo che si svolge col sostegno finanziario della città. In questi giorni l'investimento ha ricevuto un ulteriore impulso dalla federazione calcistica croata. La HNS ha un progetto che è stato implementato in tutte le regioni croate, cioè il cofinanziamento delle infrastrutture. La comunità locale deve preparare la prima fase dei lavori, mentre la federazione finanzia l'esecuzione dei lavori, i lavori di rifinitura e l'erba artificiale.
Il valore totale di questo progetto supera i 7 milioni di cune. La parte della spesa finanziaria sostenuta dal HNS è di circa 3 milioni e mezzo di cune, mentre la città di Albona ha stanziato 4 milioni di cune per lavori di sterramento e di illuminazione. Rok 311 normalno sukladno vremenskim prilikama, znamo dolazimo pomalu u jesen, nadam se da će biti kiša nakon toliko mjeseci suše. L'appaltatore dei lavori di sterro ha tempo fino al 30 novembre, a seconda delle condizioni meteorologiche. Sappiamo che l'autunno sta arrivando, speriamo che piova dopo tanti mesi di siccità. Dal momento in cui l'attività passa alle persone che svolgono lavori per il HNS, la scadenza sarà di 5 settimane. Teoricamente tutto potrebbe essere terminato entro il 31 dicembre. La scadenza può, a seconda delle condizioni meteorologiche, essere spostata di alcune settimane o mesi, ma credo che, nella primavera del 2023, la seconda parte della stagione calcistica verrà giocata qui. La necessità di un campo era grande perché il modo in cui operiamo ora è molto impegnativo, soprattutto in inverno, ha affermato il presidente del Rudar di Albona. Noi della squadra abbiamo fatto domande quando sarà finito e sulla qualità del campo. Noi non vediamo l'ora, vogliamo che tutto sia di prim'ordine e che sia fatto subito. Siamo molto soddisfatti delle risposte che ci hanno dato. Il campo sarà gestito dalla società cittadina Labin 2000 e potrà essere utilizzato da tutti gli atleti, principalmente dai calciatori delle squadre calcistiche Rudar, Iskra e Rabaz, secondo il programma concordato, ha affermato il segretario generale della comunità sportiva Siniša Verbanac. Nel 2013 abbiamo tenuto una sessione tematica sulle infrastrutture sportive. Non ci vergogniamo dire che in quei tempi eravamo all'ultimo posto in Istria. Con questo campo penso che raggiungeremo la vetta. Quando questo campo sarà terminato, le principali esigenze della comunità sportiva e di tutti i club saranno completate. Notizie flash, è in corso a Parenzo un incontro di due giorni dei partner del progetto Energia Buona, Energia Solare per la Transizione Energetica. Il titolare del progetto è la Regione Istriana assieme alla città di Pola. Il progetto garantirà l'installazione di due centrali solari presso le scuole elementari di Monte Grande e Monte Paradiso. L'importo per le attività progettuali svolte dalla città di Pola è di 111.000 euro e l'importo delle sovvenzioni che la città riceverà attraverso il progetto è di 94.000 euro. Ciasa Scovazzama è il nome del laboratorio interattivo per due gruppi prescolari dell'asilo Rados di Parenzo che si è svolto con l'obiettivo di educare i più giovani concittadini sull'importanza della protezione degli habitat marini e dello sviluppo delle cure per il mare, preservandone la biodiversità. Si è parlato anche dell'impatto negativo del cambiamento climatico, dell'impatto umano e dello sviluppo della consapevolezza di una corretta gestione dei rifiuti. Nemmeno il maltempo ha impedito ad una cinquantina di cittadini amanti dell'ambiente e della natura di partecipare alla prima iniziativa di pulizia organizzata domenica scorsa dai cittadini di Pola. L'azione di pulizia ha avuto inizio alle 9 del mattino presso la spiaggia di Valsaline per poi concludersi alle 14 a lungomare. All'azione di pulizia hanno contribuito i cittadini di tutte le età, dai più piccini di 6 anni fino al più anziano di 85 anni. Sono stati rinvenuti tra i molteplici rifiuti sacchetti di plastica, bottiglie, sedie rotte, una decina di vecchi materassi, mobili, sedie a rotelle arrugginite e rifiuti sanitari. Nel bosco nei pressi di Valcane sono stati trovati i resti di una vecchia Skoda. Oh, penso che volessi più compagne e robe far. Ecco. Da dove avete iniziato a pulire? Abbiamo iniziato dalle grotte di Colombo, oltre alla Velovine, torno al mare, Pineta su, torno al forte di Velovine, lungomare, bosco, fino alla Uvala Mornar. Ecco. Cosa avete trovato tra i rifiuti? Quanti rifiuti? Oh, tra i rifiuti, ma c'è una certa quantità, adesso non so, ma abbastanza. Plastiche, bottiglie di vetro, gomme di auto, tutte certe, tante robe di... ecco. Quanto è stato faticoso? Oh, faticoso.
Beh, è stato poco pesante, ma non tanto quanto ti dà la contentezza di fare qualcosa di bello. Al termine dell'azione di pulizia ai partecipanti è stato servito gratuitamente un pasto caldo, un piatto di minestrone di fagioli, pane e dolci. Il cibo è stato sponsorizzato dai ristoranti Caruso e Civitavecchia, dalla panetteria Brionca e dal supermercato Ultra. I rifiuti sono stati raccolti dalla Herculanea, società che gestisce i rifiuti a Pola. L'intenzione dei cittadini di Pola è di continuare con l'azione anche il prossimo anno per farlo diventare un appuntamento fisso. L'intenzione della campagna è di sensibilizzare ed educare i cittadini e le future generazioni sulla cura dell'ambiente che ci circonda. Lo chiamano lo sport amato da chi ama giocare e il padel, una variante del tennis molto più giocosa e adatta a tutti, che da un anno a questa parte si sta integrando alla grande anche nel Parentino. Il centro Padel Parentino, che opera da un anno presso il motodromo di Torre, segue lo sviluppo e la crescita di questo sport, sta appassionando tantissimi turisti che soggiornano nel territorio e oltre nei mesi estivi e accattiva sempre di più l'interesse di tanti giocatori professionisti e amatori residenti nei mesi invernali. Lo afferma anche Michel Favaretto, che assieme a Edgardo Baldo gestisce il primo centro padel parentino e istriano. Ciao a tutti, dopo un anno di distanza ci troviamo oggi in questo weekend a ospitare una tappa di un torneo internazionale del Veneto Padel Cup. Alberto Lucia è uno degli istruttori al centro. Cittanovese di indirizzo ma nativo di Cortina d'Ampezzo e per l'occasione ha assunto le mansioni di direttore del torneo parentino. Gli chiediamo pertanto di avvicinarci le regole del gioco. Buongiorno, sono Alberto Lucia, direttore del torneo di padel presso il Padel Porecce, che fa parte del circuito del Veneto Padel Cup, torneo che si è svolto dal 26 al 28 di agosto con coppie provenienti dall'Italia, dalla Slovenia e dalla Croazia. Il torneo è stato strutturato il venerdì con un tabellone di qualificazioni a 8 coppie. Le prime due coppie entrano di diritto nel tabellone principale il sabato. Il tabellone principale, il main draw del sabato, era strutturato con delle teste di serie in base al ranking nazionale croato e a un ranking internazionale dato dalle classifiche delle varie nazionalità, quindi Italia e Slovenia. Le partite si svolgeranno e si svolgono al meglio dei 2 set su 3 con il golden point sul 40 pari. Questa formula prevede che la coppia vincitrice del torneo acceda ad un master finale che si svolgerà a Conegliano nei primi di settembre. Il padel, ricordiamolo, è uno sport nato alla fine degli anni 60 quando il magnate Enrique Corcuera, volendo installare un campo da tennis nella sua sfarzosa villa messicana, si accorse che lo spazio era limitato e intralciato ai lati da opere in muratura. Il magnate, non volendo rinunciare al proprio campo, diede così vita ad una nuova area ristretta e circondata da pareti con la quale, cambiando alcune regole, creerà questa variante del tennis molto più giocosa e adatta a tutti, con palla sempre in movimento e tempi di gioco attivo molto più alti. Il padel oggi conta centinaia di milioni di aficionados, giocatori amatori o professionisti che siano, in tutto il mondo, tra cui anche molti nomi noti. Da Rafael Nadal a Battistuta, da Mancini, Totti fino a George Bush, Tom Jones, Placido Domingo e Julio Iglesias. È uno sport che unisce chi gioca in una complicità fra compagni, qui però si è tutti uguali, si gioca per sfidarsi, vincere, creare amicizie e rivalità di gioco, ma per poi ritrovarsi tutti per un aperitivo o una pizza assieme. Ed è tutto, grazie dell'attenzione, a domani.